buongiorno ai nostri amici. Oggi mi trovo a Bologna e mi trovo qua con Normanno Malaguti. Prima, parlando un po' con Normanno a video a telecamera spenta, lui mi diceva: ma come si fa a parlare di moneta se non ripercorriamo determinati episodi, eventi storici? Tappe. Vogliamo cominciare a parlarne, Normanno? Sì, io direi che la moneta ha cominciato ad assumere un aspetto rilevante dal momento in cui sono nati dei surrogati della moneta. Questi surrogati della moneta sono le lettere di credito o dei certificati di credito. Cioè, nel momento in cui le banche hanno cominciato a dare ai richiedenti moneta, richiedenti prestiti, dei titoli equivalenti alla moneta, titoli di solito cartacei, che erano rappresentativi di questa moneta e che potevano essere incassati presso dei corrispondenti delle banche che emettevano queste monete. Scusa, quindi vuol dire, per quello che hai detto, scusa se si interrompo, mi metto nei panini magari di chi vede questo video. Quindi esiste la moneta ed esistono dei surrogati, quindi vuol dire che c'è differenza. Certo. E quindi che cos'è la moneta e che cos'è un surrogato? Dunque, la moneta è quel mezzo che permette gli scambi e che dopo la fine del baratto ha determinato la possibilità di dare una valutazione certa, cioè una cifra, emettere una cifra con il valore che era attribuito generalmente a quel determinato oggetto di scambio. Infatti la cosa importante è quella che la moneta o il suo surrogato permetteva scambi con la valutazione dell'oggetto da scambiare. Quindi misura del valore? Misura del valore. Okay. Ecco, secondo Aristotele, infatti, la moneta è la misura del valore. I banchieri si accorsero ben presto, ma di questo se ne erano accorti nelle antichità, anche gli ebrei con la loro sagacia, che molto spesso i titoli di credito non venivano presentati all'incasso, cioè non veniva convertito in oro il titolo per poi essere scambiato con l'oggetto, e il titolo di credito non presentato all'incasso faceva restare come giacenza un quantitativo d'oro sempre più rilevante, appunto perché il titolo di credito non veniva presentato all'incasso. La gente aveva acquisito una tal fiducia nel titolo cartaceo per cui si limitavano a scambiare con molto più comodità i titoli e non l'oro. Però abbiamo sul capito, quindi a un certo punto io non ho bisogno di convertire, perché tanto questo titolo rappresentativo viene accettato tranquillamente, quindi è anche più pratico, più trasportabile, eccetera, per cui non ho necessità di convertirlo. I banchieri si resero conto pertanto che potevano emettere un numero di titoli maggiore di quello che non era l'oro depositato, e da quel momento lucravano la differenza intercorrente tra il costo del titolo cartaceo e l'oro. Scusa, io ho sempre bisogno di capire. Sì. Quindi vuol dire, io ho tanto oro depositato, ho emesso un certo numero di titoli, i titoli che mi ritornano indietro chiedendomi di convertirlo nell'oro che ho depositato in realtà sono meno rispetto all'oro, quindi decido di emettere anche dei titoli non coperti da oro, cioè, quindi io ti do a te Normanno, io sono il depositario, ti do a te Normanno. Non lucro solo l'interesse dell'oro, ma l'intero, ma lucro la differenza intercorrente fra il costo del titolo rappresentativo dell'oro e l'oro stesso. Chiarissimo. Si cominciò a fare questa operazione soprattutto nei Paesi Bassi all'inizio del XVII secolo. La cosa esplose quando Guglielmo III d'Orange, sollecitato
dal Parlamento inglese e dalla Camera Alta, dalla Camera dei Lord, armò un grande esercito per spodestare Giacomo II Stuart, che era in quel tempo re di Inghilterra e che si era reso colpevole nei confronti dell'opinione pubblica inglese e soprattutto della Camera dei Lord, in cui sedevano moltissimi vescovi anglicani, si era reso colpevole di essersi convertito al cattolicesimo e di voler stabilire nuovi rapporti con Roma, quindi con la Chiesa, e cosa che non poteva essere accettata assolutamente dal clero anglicano. E sette personaggi molto importanti della Camera dei Lord, detti poi i sette immortali, mandarono una richiesta ufficiale a Guglielmo d'Orange perché intervenisse immediatamente e scacciasse lo Stuart. Ma questo perché avrebbe impedito? Perché lui, che era anglicano, avrebbe soppiantato il re cattolico e quindi avrebbe tolto il pericolo per la Chiesa inglese di una nuova diffusione del cattolicesimo nel Regno Unito. Guglielmo d'Orange, pur essendo ricchissimo, aveva bisogno di somme ulteriori per poter allestire un esercito che gli desse la certezza della riuscita di questa spedizione. Si rivolse quindi alle banche ebraiche e calviniste olandesi. Guglielmo d'Orange aveva il titolo di conte di Dresda ed era lo statolter, praticamente il governatore investito di titolo di 5 delle 7 province dei Paesi Bassi, e contrasse questo debito per un importo di 1 milione di sterline oro. Questo 1 milione di sterline era oro, e in realtà non venne versato tutto integralmente a Guglielmo, ma venne versato soltanto il 75% di questa somma, cioè 750.000 sterline, perché i banchieri si volevano provvedere con questo 25% del rischio di una spedizione che poteva anche non riuscire. In realtà la possibilità di insuccesso era molto remota, anche perché i cosiddetti sette immortali, tradendo il legittimo sovrano, avevano comunicato a Guglielmo d'Orange la consistenza delle truppe dello Stuart, di Giacomo II, e la loro dislocazione. Pertanto Giacomo d'Orange poteva stabilire dove sbarcare per non incontrare una forte resistenza. Guglielmo d'Orange partì, sbarcò a Torbay nell'Inghilterra orientale. Giacomo Stuart si precipitò con tutte le truppe che poté racimolare per affrontarlo, soltanto che all'atto dello scontro molte dei militari che avevano giurato fedeltà allo Stuart cambiarono fronte perché anglicani, quindi non volevano combattere contro i propri, diciamo, correligionari. Giacomo Stuart fu costretto a fuggire dal fronte per riparare a Londra, sperando di poter organizzare là una forte resistenza, ma la situazione a Londra era ancora più sfavorevole di quella che sarebbe presentata a Torbay. Praticamente non c'era altro che un 20-25% delle truppe disposte da in Londra, accolto trionfalmente sia dai nobili che mostravano che avevano il potere di imporsi anche al sovrano, sia dall'alto clero, nei vescovi anglicani praticamente, che anche loro abbiamo dimostrato che senza il loro assenso
il re non poteva regnare. Prima di salire al trono per essere coronato, gli fu presentato la firma di un titolo che si chiama il Bil Ahd, nel quale lui assicurava che non avrebbe favorito e non si sarebbe mai convertito al cattolicesimo e che avrebbe ostacolato la salita al trono di qualunque membro della sua stessa famiglia che fosse cattolico. Bisogna dire che la cosa fu veramente un affare di famiglia, perché Giacomo II Stuart era suo suocero. Lui aveva sposato la figlia Maria, che era giovanissima, che era diventata protestante sposandolo. Insieme a questo aveva firmato anche un codicillo che diceva che lui non avrebbe potuto imporre nessuna tassa senza l'approvazione del Parlamento. Casse vuote, situazione economica difficile in tutta l'Inghilterra, perché ci troviamo al tempo di una subglaciazione che era cominciata nel 1675 circa e che durò fino al 1735. Il Tamigi, del resto valeva la stessa cosa per la Senna, la stessa cosa per il Reno e per gran parte del Danubio, l'inverno era diventato una specie di autostrada di ghiaccio, venivano percorse da carrozze slitta, trainate da cavalli, perché il freddo era terribile. Zichicchi, lo scienziato, raccontava che a Londra, verso la fine del 700, del 600, l'inchiostro gelava nei calamai. In questa situazione la nobiltà inglese, non potendo più contare su una produzione agricola adeguata, cambiò i sistemi di cultura, si basò soprattutto sulla pastorizia, licenziando, rompendo i contratti con i fitavoli, i quali, trovatisi in condizioni disperate, si rifugiarono a Londra, che in quel periodo crebbe notevolissimamente come popolazione, e creando dei problemi sia di ordine pubblico sia di ordine sanitario enormi, perché improvvidamente non si era provveduto a fronteggiare una emergenza di questo genere. Pensare di pertanto tassare il popolo per pagare i debiti del re era una cosa impensabile per Giacomo II, per Guglielmo III d'Orange, il quale pensò di ipotecare i beni della corona. I creditori curavano assiduamente il re con molto garbo, invitandolo a saldare il suo banco. I creditori erano, hai detto? Banchieri calvinisti e protestanti dei Paesi Bassi, ma anche dell'Ansa, perché i protestanti dei Paesi Bassi, della cosiddetta Lega Anseatica, vedevano con piacere che fosse scacciato un cattolico e non avevano posto resistenza a questo prestito, che oggi potranno sembrare enorme, ma allora lo era. Quindi erano prestiti con intenti politici. Di banche ebraiche, banche protestanti sostanzialmente. Lui, sì, Guglielmo III, alla fine cominciò a dire che avrebbe ipotecato i beni della corona, ma i banchieri dissero: no, maestà, non vogliamo che succeda una cosa di questo genere, sarebbe una cosa indegna. Piuttosto proponiamo a maestà vostra la possibilità di permettersi di fondare una banca che si chiamerebbe Banca d'Inghilterra, di cui
La maestra vostra sarebbe anche presidente, onorario naturalmente, e le monete stampate, monete cartacee, porterebbero l'effigie della maestra vostra, il nome di vostra maestà, e verrebbero fatte circolare con la sicurezza della copertura aurea di queste monete. Il re approvò, il Parlamento approvò, la Camera Alta approvò, e questo all'inizio del 1694 diede permise di dar vita alla Banca d'Inghilterra. Scusa Normanno, ma il re, il Parlamento e tutti coloro che contribuirono in qualche modo ad approvare questa legge erano tutti ignoranti in maniera monetaria? Non avevano certamente la cultura monetaria dei banchieri che vi hanno prestato il denaro, non si rendevano conto in realtà che in quel momento stavano cedendo non solo la sovranità monetaria ma anche la sovranità politica, perché la politica si fa con i soldi. Quindi i banchieri poi quindi capire che cos'è la moneta, come funziona, che avrebbero stampato moneta per una misura molto superiore al debito contratto, per ripagarsi un po' del rischio, un po' anche per motivi di comodità, una forma di assicurazione, insomma. E la cosa fu accolta molto bene dagli inglesi, perché era estremamente più comodo avere questa moneta, girare, scambiare, eccetera, salvo coloro che avevano rapporti con l'estero, per cui dovevano rispondere in solido con oro. Ma se andiamo a guardare per il sottile, il fatto che Guglielmo III si rafforzasse molto in Inghilterra dava fiducia anche alla moneta cartacea, alla sterlina cartacea, per cui anche all'estero spesso, soprattutto nelle regioni settentrionali della Francia, la sterlina veniva accettata volentieri, perché poi quando andavano a spendere in Inghilterra si rivalevano di quella stessa moneta. Ma era una banconota convertibile o no? Era una moneta banconota convertibile, ma come avevano previsto giustamente i banchieri, quasi nessuno pensò ad andare all'incasso. Non solo, quei pochi che lo fecero videro il cambio onorato, quindi nasceva la convinzione che era anche inutile andare a cambiare in oro, se no per motivi particolarissimi, non so, per avere oro, per un gioiello, per qualche cosa. Quindi allora, questi banchieri sapevano come funzionava il tutto e fece un'operazione senza rischio. Uno dei fondatori, cofondatori della Banca d'Inghilterra, il Patterson, arrivò a dichiarare una cosa che sembrò molto spregiudicata come dichiarazione, ma che non impressionò in modo particolare il pubblico inglese, una dichiarazione che fu chiamato Prospectus Patterson. Il Prospectus Patterson recitava: la banca lucra tutto l'interesse sul denaro che crea dal nulla. Sul denaro che crea dal nulla. Sembra un'espressione molto spregiudicata, questo fatto che la banca lucrasse tutto l'interesse sul denaro che creava dal nulla, ma non si pensava alla parte seconda della frase del denaro creato dal nulla. La banca lucrava non soltanto tutto l'interesse, ma anche l'intero capitale della moneta creata dal nulla. Quindi la frase è composta da due elementi importanti, l'interesse ma l'intero capitale, cioè, anche. Un interesse che per giunta era progressivo, perché l'interesse non onorato immediatamente o protratto nel tempo comportava quello che si chiama anatocismo, cioè l'interesse calcolato sugli interessi. Questo fatto crea una cosa singolare. In pochi anni lo Stato trovò comodo persino chiedere prestiti alla banca per le proprie spese, non so, per le proprie spedizioni in India, per altri impegni anche di carattere militare. Sappiamo che l'Inghilterra in quegli anni
era impegnata in una guerra coloniale contro la Francia nel Nord America, una guerra che era ormai annosa, e quindi c'era necessità di avere denaro. Ma scusa Normanno, nessun il re né nessuno dei suoi consiglieri né parlamentari pensarono che quella banconota potevano stamparsela da sé. Esatto, nessuno se ne dava obiezione. Dicendo, ma se loro la stampano dal nulla, perché non lo stampava lo Stato? Perché non stampava lo Stato? Per ignoranza da parte dello Stato, non solo. Siccome molti parlamentari venivano eletti con il sostegno delle banche, ecco. I parlamentari eletti con il sostegno delle banche erano consigliati di non sollevare i problemi. Ecco. Quindi la cosa funzionava così. Quindi un po' l'ignoranza, un po' qualcuno che ci marcia oppure che è pagato per portare avanti certe proposte, certe tesi, Ma c'è da dire di più, che dopo la Rivoluzione francese quasi tutti gli stati presero ad affidare a banche private la stampa della propria banconote. Napoleone, che fondò la Banca di Francia, fece sì che la famiglia fosse una forte azionista della banca di Francia, perché evidentemente traeva degli utili colossali. E anche in questo caso si può dire quello che avrebbe detto più tardi Spencer e lo stesso professor Auriti, che i politici sono i lacchè dei banchieri. E infatti la politica si fa col denaro, e il denaro è elargito dalla banca per i propri interessi. Quindi se non hai denaro non puoi fare politica. Che sono abbastanza docili a non sollevare il problema o che rinunciano a farlo. Quindi la conclusione è questa, che la politica si fa con i soldi. Se io, Stato, non mi stampo i soldi, in realtà non posso fare politica, perché la politica la fanno in realtà i banchieri. Esatto. Ho esagerato? Assolutamente no. Ma questo processo, che è veramente interessante e importante, toccò il suo culmen negli Stati Uniti d'America. Quando sorsero, accende la luce, è una luce molto modesta. Benissimo, si vede molto gli bene. Stati Uniti d'America, verso la fine del Settecento, promulgarono la loro Costituzione. In uno degli articoli principali della Costituzione diceva che gli Stati Uniti erano i soli, il governo degli Stati Uniti era il solo che poteva stampare moneta, ed era quello che stabiliva il valore dei cambi. Ma già nel primo anno dopo la promulgazione della Costituzione degli Stati Uniti, un rappresentante del Senato, del Congresso, sollevò l'obiezione che era una cosa sciocca che gli Stati Uniti stampassero la moneta e che era giusto che creare una banca che stampasse moneta, e questa banca sarebbe chiamata Banca d'America. Nacque la prima Banca d'America. Chi mise i capitali nella Banca d'America furono i grandi banchieri. Quindi praticamente costoro non stampavano per conto degli Stati Uniti, ma in conto proprio, e prestavano denaro agli Stati Uniti. Quindi la tecnica è sempre quella: io ci metto una confezione esterna che lascio pensare che sia una cosa dello Stato, del re in sostanza, ma dietro è qualcosa di privato. Certo, certo. La cosa fu dibattuta a lungo, alcuni presidenti sospesero questa facoltà, altri la ripromulgarono, e chi si oppose in modo più vigoroso fu Abraham Lincoln, il quale una prima volta ci provò nel 1863, nel pieno della guerra di secessione, e si dice anche che questo fatto fu quello determinante perché gli Stati Uniti del Nord riuscissero al Sud.
perché la grande disponibilità di denaro senza costo permetteva loro operazioni che agli altri erano assolutamente interdette. Ma la cosa durò poco. Quando gli Stati Uniti vinsero, gli Stati del Nord vinsero gli Stati del Sud, la cosiddetta Confederazione, tornò il criterio della monetizzazione attraverso banche private. Lincoln pronunciò un altro discorso che è rimasto storico, veramente importante. Ormai hai preso un libro dal quale leggere, posso chiederti che libro hai preso? Sì, questo libro si chiama Moneta Debito, è un piccolo saggio che ho scritto alcuni anni fa, di cui questa è l'ultima edizione che è stata stampata nel settembre del 2013. Dell'editore, scusa? Il libro si chiama La moneta, no, l'editore, debito, l'editore. Origine del debito pubblico. Sì. Origine del debito pubblico, perfetto. Beh, siamo in tema, insomma. Allora, concentriamo la nostra attenzione sul cammino che hanno fatto le banche private per impossessarsi dell'economia degli Stati Uniti. Nel 1789, promulgazione della Costituzione degli Stati Uniti, che prevedeva nell'articolo 1, sanzione 8, paragrafo 5, che il Congresso avrà il potere di emettere moneta e di regolare il valore della moneta nazionale e delle valute straniere. Il Congresso. Il Congresso. 1791. Su ispirazione del segretario del Tesoro, Alexander Hamilton, legato a un gruppo di banchieri, viene creata la prima moneta, la prima banca degli Stati Uniti, che ebbe facoltà di battere moneta. Egli convinse il Senato affermando: il governo darà prova di grande saggezza se non si approprierà del potere di emettere moneta. Hai capito? 1811, sono passati 20 anni, da quel momento sino a quella data, alla nuova data, la sovranità monetaria della nazione fu ceduta, ma non ancora definitivamente, a gruppi bancari privati. Infatti Thomas Jefferson, che aveva grande autorità al Congresso, anche per essere stato eletto per 2 legislature Presidente degli Stati Uniti, convinse quell'assemblea a rifiutare il rinnovo della carta che autorizzava la banca degli Stati Uniti di emettere moneta. Ma questo provvedimento fu effimero. Infatti nel 1816 si approva la costituzione della seconda, in ordine di tempo, banca degli Stati Uniti, creata ad immagine e somiglianza della prima. Nel 1936, dopo 20 anni, per l'opposizione di un duro generale, Andrew Jackson, divenuto settimo di Presidente degli Stati Uniti, lo Stato riprese a battere la propria moneta. Ma nel 1845, 9 anni dopo, subito la morte di Andrew Jackson, evento che si verificò appunto nel 1845, le banche ripresero il sopravvento fino a quando nel 1861, nel vivo della guerra di secessione 1861-1865, il governo degli Stati del Nord emise i cosiddetti biglietti verdi, i greenbacks, sì, noti, sì, mediante i quali lo Stato riprese parte della propria sovranità. Nel 1863 il Congresso degli Stati Uniti votò una nuova legge bancaria denominata National Bank Act, che rimetteva in mano alle banche private il potere di emettere moneta. In quell'occasione il presidente Abraham Lincoln ebbe a protestare dichiarando: il potere del denaro si impossessa della nazione in tempo di pace e cospira contro di essa in tempo di avversità. Vedo arrivare non lontano periodo di crisi che mi sconcerta e mi fa tremare per le sorte della sicurezza del mio paese. I gruppi finanziari ed industriali sono divenuti onnipotenti, seguirà un'epoca di corruzione nei posti più eminenti e il potere del denaro del paese cercherà di prolungare il suo regno utilizzando i pregiudizi del popolo affinché la fortuna sia concentrata in un piccolo numero di mani e la Repubblica distrutta.
1865, la seconda esplosiva dichiarazione di Abramo Lincoln, pronunciata al Congresso degli Stati Uniti d'America pochi mesi prima di essere assassinato. Il governo dovrebbe mettere il denaro, non solo è la suprema prerogativa del governo, ma è la sua più grande opportunità creativa. Adottando questi principi si andrà incontro all'esigenza lungamente sentita di avere un mezzo di finanziamento uniforme. Il contribuente risparmierà somme enormi di denaro e di interesse. Il finanziamento di tutte le imprese pubbliche e la gestione del tesoro diventeranno questione di pratica amministrazione. Il denaro cesserà di essere il padrone e diventerà servitore dell'umanità. Abramo Lincoln, United States Congress, State Banking and Currency, National Economy and Banking System of the United States. Congress First Session, citato da In Hope with Wakened Max Communication. 1865, assassinio del presidente Lincoln, post hoc propter hoc, l'enigma non trova risposta. 1906, è stato un lungo braccio di ferro. Nel 1907-1913, in questi anni, viene congegnato un nuovo schema che accresce il potere bancario del sistema monetario, con campagne propagandistiche per manipolare l'opinione pubblica. Durante le elezioni presidenziali del 1913, nelle quali era favorito il presidente Howard Taft, repubblicano, che era ostile al nuovo sistema, venne messo in atto un piano per svantaggiarlo attraverso il classico sistema delle elezioni triangolari, sistema che mette il candidato preso di mira in condizioni di inferiorità mediante l'azione convergente di due candidati militanti nel partito opposto. Gli si opposero i democratici Franklin Delano Roosevelt, sostenuto dal gruppo bancario Morgan, e Woodrow Thomas Wilson, sostenuto dal gruppo Kuhn e Loeb. Venne eletto Woodrow Thomas Wilson. Wilson, che aveva contratto un impegno con la banca Kuhn e Loeb per la promozione delle sue elezioni, non si oppose, ma favorì il nuovo sistema bancario denominato Federal Reserve Banking System, che fu approvato, si noti bene, il 23 dicembre di quell'anno, mentre la grande maggioranza dei membri del congresso erano assenti per trascorrere in famiglia il Natale. Ma scusa, per applicare quella famosa tecnica, strategia della triangolazione, vuol dire che si controllano anche i partiti. Altrimenti come si fa? Come si fa ad applicare una... E come si fa a controllare i partiti? Allora, 1914, con l'inizio del nuovo anno, l'America si svegliò sotto il completo potere della Fed, Federal Reserve System, che consta di tre principali organismi. Uno, le banche commerciali della Fed, che sono praticamente le padrone della Fed. Alcune di tali banche hanno la loro sede all'estero. Il potere bancario finanziario è un potere apolide. La patria è là dove si sta bene, come disse Sua Santità Pio XI nell'enciclica Quadragesimo Anno. Le 12 banche di riserva federale, una per ognuno dei 12 distretti in cui sono divisi gli Stati Uniti, e svolgono la funzione. Uno, di banche centrali, i cui capitali sono delle banche commerciali in maggioranza con sede all'estero. 4, il consiglio dei governatori, il numero di 7 nominati dal Presidente degli Stati Uniti, che restano in carica per 14 anni. Nella generalità dei casi sono scelti dall'ambiente bancario, che determina la politica degli Stati Uniti, e l'Open Market Committee, che fissa il comportamento della Fed. E poi ci sarebbe da continuare, ma credo, ma questo credo che sia molto chiaro com'è. Credo che questo basti. Ecco, poi con questa stessa tecnica si sono impadroniti, certamente, di tutte le banche centrali, ad esclusione ovviamente rimangono certo, poche, no? Certo,
certo, di tutte le banche centrali, ma nel caso particolare della Banca d'Italia, la banca era proprietà di istituti di credito di diritto pubblico. Poi con un'operazione messa in piedi da due uomini politici che tutti ricorderemo, Romano Prodi e Beniamino Andreatta, pian piano questi istituti di credito di diritto pubblico cominciarono a passare in mano di banche private. Attualmente la situazione è la seguente, un momento solo. Sì, la situazione è che di Stato ci è rimasto praticamente niente. Mentre in passato la grande maggioranza di capitali apparteneva a queste banche di diritto pubblico, attualmente soltanto il 5% del patrimonio della Banca d'Italia appartiene a società di diritto pubblico che non sono banche. Quindi le altre sono tutte banche, tutte. E banche private. Il gruppo Intesa, che è la maggior azionista, cioè la banca è quella che è nota a tutti come cassa di risparmio in vari paesi, no? In varie città, detiene 66.035 quote, pari al 50% dei voti. Dopo 50 voti, la seconda è l'Unicredit italiano SPA, che ha 32.304 azioni, pari al 50% di voti. La Banca San Paolo IMI SPA ne ha soltanto 25.000, però anche lei ha 50 voti. E così si va avanti: il Banco di Sicilia 42, le Assicurazioni Generali SPA 42, la Cassa di Risparmio di Bologna SPA 41, che non bisogna dimenticare fa sempre parte del gruppo Intesa SPA. E quando e poi altre banche inferiori. La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia SPA, che ha 1.226 azioni e 6 schede di voto. Questo dice come siamo messi ora. Però nella parte finale del libro si racconta come è avvenuta un'ulteriore trasformazione della Banca d'Italia che vale veramente la pena di essere letta. È stato redatto da un mio collaboratore, da un mio illustre collaboratore, che è il dottor Giovanni Maria Lazzaretti, che ha evidenziato alcuni particolari che sono veramente eclatanti e che non sto a enucleare perché soltanto questa operazione richiederebbe più di mezz'ora. E però c'è stato in particolare, io ricordo un uomo che ha denunciato questa situazione per quanto riguarda l'Italia, denunciato non semplicemente attraverso gli scritti o attraverso conferenze o attraverso programmi televisivi, ma credo l'abbia denunciato addirittura la magistratura. Sto parlando di Auriti. Certo. Tu sai esattamente che cosa accadde, ma sostanzialmente ci aveva messo in guardia e diceva quello che, con altre parole, penso diceva la stessa cosa che aveva detto a suo tempo Lincoln, più o meno, no? Esattamente le stesse cose, con parole diverse naturalmente, ma il concetto era quello. Perché è così difficile capire queste cose, Normanno? Perché c'è una cultura diffusa e artatamente mantenuta deviante che non fa emergere nell'opinione pubblica la realtà dei fatti che la defraudano praticamente della totalità del denaro che corre circolante nel paese. Da aggiungere però c'è un'altra cosa, che per un certo periodo di tempo l'Italia ha stampato anche propria moneta. Cominciarono a stamparla nel 1865 per delle cifre irrisorie e poi... Quindi poco dopo l'Unità d'Italia. Sì, poco dopo l'Unità d'Italia. Poi dopo lo scandalo della Banca Romana, quando venne creata la Banca d'Italia,
continuano a uscire monete che erano in realtà monete sovrane. Nel 1936, ma già erano stampate anche prima, cominciarono a essere stampate monete di importi un po' più ragguardevoli. Scusa, 1800. Monete da 5 e da 10 lire. 1836. 1936. Ah, 1936. 1936. Ed è la moneta da 5 lire. Aspetta che la vediamo. Questo libro. Eccola qua. Sì. Retro e verso. E la moneta da 10 euro. 10 lire. 10 lire. Stampata, riprodotta anche qui il retro e verso. Monete, queste monete non portavano la firma del governatore della Banca d'Italia, ma la firma che recavano era quella del cassiere speciale e del ministro del tesoro. Non quindi c'era 1936, periodo fascista, periodo fascista, ma anche prima, anche prima. Comunque la cosa è andata avanti fino al 1943, anzi fino al 1945. Dunque, cioè fino alla liberazione. Poi con la liberazione arrivò invece. Poi invece cominciano a essere stampate monete degli Stati Uniti, le famose lire. Le famose lire, chiaro, certo. Nella Repubblica Sociale Italiana al nord si stampava integralmente tutta la moneta intestata alla Repubblica. Questo ebbe una singolare conseguenza, che nel 20 aprile del 1945 nel bilancio della Banca di Stato della Repubblica Sociale Italiana, con tutte le spese enormi che dovevano essere sostenute anche per mantenere lo stato di guerra, non bisogna dimenticare che anche il nord aveva un suo esercito, c'era un attivo di 70 miliardi di lire. 70 miliardi con un potere d'acquisto incomparabile rispetto a quello delle lire degli ultimi periodi. Basti dire che il pane costava una lira. Adesso quanto costa il pane? Quello che costa poco costa 3 euro. Che sì, mezzo 3 euro. Appena 6.000 lire. Questo soltanto per dare un'idea. Normale, mi pare che tu avessi scritto a suo tempo a un cardinale a proposito di questi argomenti. Sì. E mi pare che poi ci fu anche un incontro, o sbaglio? Certo. Mi ha ricevuto due volte il cardinale Raffaele Martino, Renato Raffaele Martino, che era il presidente del Consilium Justitia et Pax, che ha tuttora sede a Roma, ai confini dello Stato Vaticano. Ci si arriva passando da Trastevere, però. E lui rimase in gran parte convinto delle asserzioni di Auriti che io gli portavo. Quindi soltanto, non era a conoscenza il cardinale? Non era a conoscenza, anzi lui stesso disse che sarebbe stata una buona cosa fare un congresso al fine di appurare la reale consistenza di queste accuse che noi muovevamo, per poter effettivamente, se del caso, procedere a una pubblicazione e a una denuncia di questi fatti. Poi purtroppo, avendo quasi raggiunto i termini di età, non ci fu il tempo per poter organizzare il convegno. E quindi la cosa finì là. Ma questo avvenne dopo che Auriti aveva parlato con Ratzinger? No. Avvenne prima? Prima! Ma ci spieghi anche, ci racconti anzi la storia dell'incontro di Auriti con Ratzinger. Ah sì. Che tu sei un testimone, diciamo, oculare in parte di queste vicende. Sì, dei due incontri ufficiali sono testimone oculare, perché ci andai. Io ho da qualche parte, non chiedetemi dove, anche il libro degli atti di questi convegni, sia per l'assegnazione del premio Minerva
il premio della cultura dell'Università di Teramo al Cardinal Ratzinger, dato direttamente dal Rettore Magnifico, ma in quell'occasione prese la parola anche il professor Urriti, che fece alcuni cenni anche del problema. No, aspetta, fammi capire, quindi ci fu un premio da parte dell'Università di Teramo a Ratzinger. Ratzinger intervenne a questa premiazione, certo. E a questa premiazione era presente Urriti. Era presente Urriti, che cosa è stato accade? Uno dei relatori principali. Ah, uno dei relatori. E dopo Urriti, dopo questo incontro, strappò al Cardinal Ratzinger la promessa di venire a presiedere un convegno incentrato sulla moneta e sul capitalismo. Moneta, capitalismo e Stato, qual è, e banche. E il Cardinal Ratzinger accettò. E infatti si tenne questo convegno. Un convegno che fu seguito da moltissime persone. La sala era gremitissima, l'aula magna dell'università. Ci sono gli atti di questo convegno? Come? Ci sono gli atti di questo convegno? Ci sono, ma io non li ho. Io gli atti del convegno precedente, quello della... Ma so che accade qualcosa di particolare durante questo convegno. È successo che una persona che io stimo moltissimo, un carissimo amico, il professor Agostino Sanfratello, fece un intervento denunziando la responsabilità del mondo ebraico, in particolare naturalmente delle banche ebraiche, sulla situazione monetaria internazionale e su questo stato criminoso che è l'emissione della moneta di costo nullo, che viene addebitata agli stati, per giunta gravata di un interesse. Questa è la presenza di Ratzinger? Sì, certo, certo, era presente. Ma dirò che quando vennero nominati gli ebrei sembrò che al cardinale prendesse un accidente, si rannicchiò nella poltrona che era quella del rettore che gli era stata concessa per questa conferenza come titolo d'onore, e io credevo che svenisse. E poi quando Agostino Sanfratello cessò di parlare, anziché esserci voce di senso, fu un'ovazione, il cardinale sembrò che riprendesse vita e tornò a sorridere e essere quello che era prima. Ci sono ancora molte persone che erano presenti nel luogo, che sono tuttora vive e che possono testimoniare questo fatto. Ma poi Urriti ebbe un incontro direttamente in Vaticano, mi pare, almeno così. Sì, ha avuto anche un incontro in Vaticano. Sempre con Ratzinger. Sì, sempre col Cardinal Ratzinger. E non trovò il Cardinal Ratzinger che manifestò alcune resistenze che facevano pensare a un effettivo timore per le conseguenze che potevano derivare alla Chiesa nel caso di una denuncia di questo crimine, di questa immensa truffa, questo immenso furto. Quindi non sul contenuto delle scoperte di Urriti, ma sulle conseguenze politiche della... Non denunziate naturalmente. E quindi questo a quale conclusione ci porta? Che parliamo di un argomento tabù, parliamo di qualcosa che deve essere tenuto nascosto alle masse, perché come strumento di schiavitù credo che sia, ma molte persone, sia potentissimo. Molte persone anche dell'ambiente bancario ci ha rimesso la pelle nel tentativo di rivelare questo fatto. In Germania fu ucciso un banchiere che aveva sentito il dovere di denunziare il fatto e fu assassinato mentre era in casa sua, nella sua camera letto, rientrando in camera letto per spogliarsi, la finestra illuminata, lui che stava muovendosi nella camera da letto, una fucilata lo colpì da un palazzo di fronte e morì secco, morì sul colpo, ma non è un caso, insomma, non è... Anche un personaggio molto importante della BCE ha fatto la stessa fine, un olandese che fu trovato annegato
nel salotto spiacente della sua piscina, ma non si sa come possa essere annegato il salotto, insomma. E allora, Normanno, questa battaglia che noi facciamo, che scopo ha? Che possibilità di condurre a qualche risultato? Se sappiamo che c'è tutta questa resistenza, che poi si esprime in vari modi, perché lo facciamo? Qual è la motivazione? Qual è la spinta? E perché bisogna continuare a farlo? Beh, però innanzitutto un dovere di giustizia. Quando una persona conosce un evento che nuoce al suo prossimo, deve perlomeno manifestarlo. In questo caso si tratta di una denuncia palese che non ammette mezzi termini e che ci obbliga ad esporci eventualmente anche a rischi. A me in passato è capitato di ricevere telefonate anonime, probabilmente scherzo di amici, ma probabilmente no. Parlo di molti anni fa, i primi tempi in cui conoscevo Riti, mi telefonavano di notte, è capitato un paio di volte, non... sperando che io smettessi di fare queste cose, ma io non sono una pedina importante, io sono un nulla in questa situazione. In questa... Quindi da quanto dici, ho capito, vediamo se ho capito bene, che sono battaglie che vanno fatte al di là del... al di là dell'esito prevedibile, vanno fatte perché sono giuste. Perché è un dovere, perché è un dovere di giustizia. E tu hai conosciuto Auriti, ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, Auriti l'ho conosciuto. Dell'uomo, del personaggio. Questa è una cosa molto personale, perché io frequentavo una domus cristiana che si teneva a casa di alcuni... di alcuni docenti universitari che erano stati miei amici quando ero un ragazzo, quando ero ragazzino, poi sposato, loro hanno fatto la loro carriera, uno di questi era il notissimo professor Gasbarrini, figlio dell'archiatra pontificio, e un altro era il professor Soggiu, che aveva la cattedra di cardiologia qui all'Università di Bologna, un altro era il dottor Paolo Gennari, che era un proprietario terriero, tuttora vivente, e capitò che nel nostro aggruppamento a un certo momento arrivassero dei docenti dell'Università di d'Ancona e una persona qui di Bologna, abbastanza nota, eccetera, che cominciarono a introdurre degli argomenti di carattere eterogeneo che tentavano di demolire quello che era la posizione della Chiesa, che allora era ancora passabilmente ferma. Allora il nostro direttore spirituale comune, Monsignor Novello Pederzini, che oggi ha la tenera età di 94 anni, disse al termine di queste riunioni sono chiuse, perché qui non si parla secondo Cristo ma contro Cristo. Allora uno dei partecipanti disse: beh, facciamo un'ultima riunione, glielo chiedo per cortesia, io ho inaugurato la mia nuova casa sui Colli, venga a benedire la casa, ci troviamo una volta ancora tutti insieme e poi si vedrà se si potrà continuare o meno. E questo era Gianandrea di Torre Padula, che aveva un'industria di tubi qui fuori Bologna, adesso è tornata a Napoli perché lui era di origine napoletana. E Auriti, Monsignor Pederzini, dopo aver tentato un momento, acconsentì. Andai anche io a questa riunione, come andava alle altre riunioni, e Auriti si era portato dietro tre persone, tre giovani. Due erano i fratelli Perissinotto, l'ingegner Piero, che era un ingegnere della Ferrari, e il dottor Adelchi Perissinotto, più giovane del fratello di 6 anni, che era all'ultimo anno di iscrizione della facoltà di filosofia e segretario personale del professor Giacinto Auriti, e infine un ingegnere un po' più anziano di loro,
un certo ingegnere Laszlo Möllner, che era uno dei fuggiaschi dalla rivoluzione del 56 da Budapest. E quando furono presenti questi tre personaggi, si riaccese la discussione e le questioni sorte in precedenza. E Monsignor Pedersini era visibilmente molto seccato. Intervennero i due fratelli. Ma seccato, che cosa lo disturbava? Disturbava per l'azione anti-ecclesiastica di alcuni di questi partecipanti, che non erano né membri fedeli, erano visitatori, sì, però stavano cercando di radicarsi nel gruppo. E questi due giovani, ma soprattutto Adelchi, cominciò a controbattere queste persone. Nel giro di mezz'ora li tacitò tutti, al punto che le mogli di questi, mi ricordo in particolare due, che mal sopportavano di vedere i mariti messi così intellettualmente a mal partito, dicevano piano fra loro: ma chi sono questi due, i figli del Papa? E poi la cosa finì lì. Anch'io dicevo la mia, soltanto che nel momento in cui siamo stati per uscire, Adelchi Persinotto tirò fuori dal panciotto, un taschino del panciotto, un biglietto da visita e mi disse: sento che noi stiamo remando sullo stesso remo e nella stessa direzione, avrei piacere di incontrarla. Mi lasciò il suo biglietto da visita, io l'ho preso ma non ci pensai più. Invece 10 giorni dopo sentì suonare al campanello di casa mia, dove abitavo in via Pacinotti, e vedi che si fermò una macchina e scendevano i fratelli Persinotto, che ex abrupto, senza preavviso, vennero a trovarli. Cominciarono a parlarmi di questo problema, si trattenero in salotto da me circa un paio d'ore e io rimasi colpito di questo fatto. E loro mi dissero che avrebbero ripreso il discorso in una parrocchia vicina, parlando con il parroco e allora cercando di allargare il discorso. La cosa mi interessava e ci andai, anche se ero completamente scettico, perché quello che diceva era talmente contrario alle mie esperienze, quello che avevo imparato, le mie persuasioni. Quando sentivo parlare male, per esempio, della Cassa di Risparmio, che per me era un'istituzione di quelle meritorie, eccetera, andavo con l'intenzione di controbattere. Poi i miei motivi si disfacevano mentre li esponevo, e così finì che loro mi dissero: ma il nostro maestro, il professore Auriti, verrebbe volentieri a parlare a Bologna. Allora parlai un pochino gente della mia cerchia e avevo un primo incontro con Auriti nel mio ufficio che avevo lì in via Carbonare, una piccola parallela di via Indipendenza. E invitai diversi di questi amici che erano molto interessati a questo fatto. Tra l'altro c'era un amico che è tuttora vivente, mio coetaneo, l'ingegnere Corrado Corrazza, che ha delle vigne qui fuori a Zola Predosa. A proposito, fa dell'ottimo vino, se volete un giorno vi ci accompagno. E gli altri erano rimasti un po' sconcertati, come ero rimasto sconcertato io la prima volta che ho sentito il professore, non avevo sentito gli amici. Però Corrado Corrazza, mentre scendeva le scale, si voltò dicendo: mi piace perché è il professore, le sue affermazioni trovano la mia piena convinzione. E da quel momento diventavamo ancora più amici, perché io cominciavo a essere convinto di quello che diceva Auriti, le sue ipotesi, eccetera, perché rispondeva a tutte le argomentazioni. Quel giorno ricordo che andavamo a mangiare qui in collina, eravamo noi quattro, i due Persinotti, il professore e Dio, e anche lì a tavola naturalmente si continua a parlare fino a quando il professore poi ripartì verso sera. Quindi Auriti si muoveva sul territorio per parlare con delle persone. Certo. Ma veramente si era convinti di poter vincere un muro di resistenza? Invece di tenere una conferenza anche nell'aula magna dello studio domenicano. Ma ripeto, forse ho fatto la domanda e tu stavi, ti ho anche interrotto, scusa. Ma veramente si era convinti di poter fare breccia, di poter in qualche modo? Quali erano le aspettative? Il professore, innanzitutto, bisogna dirlo, era un entusiasta. Il professore era una persona, cosa posso dire, solare, veramente solare. E per certe cose
non lo dico, questo no, non suoni a, a diminuzione della personalità del professore, perché mostra la sua buona fede. Aveva un animo da fanciullo e, vista la, la grandezza, l'importanza della, della cosa, arrivò a giocarsi un patrimonio pur di affermare queste cose, e questo va a suo onore, non certo a suo disdoro. Quindi era un entusiasta. Ah, era un entusiasta. Lui era convinto che questa battaglia era da fare. Convintissimo, razionalmente convinto, razionalmente della, convinto. Bontà, della bontà di quello che fermava. Ecco, poi man mano che si andava avanti, inaurito rimaneva questo entusiasmo, o cominciò a capire che la difficoltà era maggiore di quanto pensasse? No. L'entusiasmo è rimasto sempre, fino a quando si è ammalato, poveretto, perché... Per lui era una missione, comunque. Eh? Era una missione questa. Era una missione. Da portare avanti. Sempre per quel senso di giustizia di cui abbiamo parlato prima. Certo. Una cosa è da fare, la si fa per, perché è giusto poi, farlo. Poi, venendo dall'Abruzzo, l'Abruzzo particolarmente conculcato dall'Unità d'Italia, l'Abruzzo e altre regioni meridionali, lo coinvolgevano ancora di più. Sì, ma in Abruzzo ci fu l'ultimo, l'ultimo paese che resistette alla Città del Tronto. Esatto, Città del Tronto. L'eroica Abruzzo da questo punto di vista. Io ci sono andato una volta sola. Quindi dell'uomo Auriti possiamo dire di questa persona assolutamente entusiasta, che voleva fare breccia con questa sua, non è teoria, è una scoperta, no? Di che teoria. E che quindi entrava in contatto con persone che anche intellettualmente erano in grado di capire e poi sostenere questa. Perché mi pare che tanti poi degli allievi o di comunque di persone che sono entrati in contatto con Auriti hanno continuato a interessarsi di questo argomento. Arrivò a conoscere Ezra Pound. Io cercai di coinvolgere sua figlia, che aveva sposato il principe di Rakewitz, e andrai a trovarlo nella sua villa un anno che era in villeggiatura nel Trentino, perché i Rakewitz erano di origine tirolese. E lei si dimostrò molto interessata di questo patto, ma si disse dispiaciuto che Auriti non citasse abbastanza il padre. Beh, ma forse aveva anche le sue ragioni, perché su Ezra Pound possiamo dire delle cose interessanti, ma di altre un po' meno, quindi probabilmente Auriti conosceva queste cose. Non potevo rispondere con questo argomento lei, mio zio. E l'ho detto io, quindi mi assumo la responsabilità. Quindi, che cosa ci resta da fare a noi? Ci resta, questo è un mio parere, poi magari chiedo anche tu, a noi ci resta lottare con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di giustizia, sì, indipendentemente poi dai risultati che possiamo ottenere, aprire, perché sappiamo che aprire gli giustizia. Occhi alla gente, sì, che ha voglia di lasciarsi aprire, che ha voglia di capire, che abbia fame e sete di giustizia, come deve essere. Forse è questo che ci manca, Normanno, eh? Eh sì. Voglia e sete di giustizia, magari... Questo mondo così disfatto, dalle grandi potenze finanziarie internazionali, disfatto moralmente nella nostra gioventù, i fatti che noi vediamo tutti intorno, eccetera, rendono particolarmente arduo il nostro compito, ed è quello che i grandi potentati vogliono. Quindi, Romano, quali sarebbero gli ingredienti necessari per condurre questa battaglia nel modo giusto? Ma in senso assoluto, una grande pulizia morale, e una grande semplicità. Io mi permetto, so che probabilmente qualcuno contesterà anche questa mia affermazione, io credo che la memoria serva tantissimo. Mi pare che la memoria sia una sottovirtù della prudenza. Vuol dire, bisogna ricordare, bisogna avere memoria. Se noi avessimo memoria di che, da quale civiltà arriviamo, e riscoprissimo quei valori, probabilmente avremmo, come dire, le armi, tra virgolette, necessarie per vincere questa battaglia, perché senza una memoria e senza il ritorno a quei principi che hanno fatto poi grande la nostra civiltà, penso che sarà molto difficile, ma questa ovviamente è una mia idea.
senza memoria storica una civiltà non esiste, uno Stato non esiste, l'umanità si disfa.